passiamo a un altro inserzionista. Andiamo dal cielo al mare, eh? Direi che stasera il viaggio che facciamo fare ai telespettatori è completo. Siamo a Torre del Greco. Il signor? Io sono Giuseppe Raiola. Che è presidente, lo dico io, dei produttori di corallo, di cammei. Il corallo e il cammeo, direi che a Torre del Greco hanno costituito nella storia, e forse ancora oggi, certo, in parte, un blasone meraviglioso. Il corallo è una cosa affascinante. Presidente, lei questa sera ci ha portato dei pezzi di una tale bellezza che vorrei incominciare senz'altro col suo ausilio a mostrarli ai telespettatori. Devo dire che sono pezzi di una importanza tale che abbiamo dovuto farli scortare, vi diremo poi come. Questo è il corallo naturale, se non sbaglio. Questo è il corallo quale viene pescato dal mare. Sono dei pezzi eccezionali, chiaramente abbiamo portato quelli più rappresentativi. Però questo è corallo rosso. Quindi corallo rosso del Mediterraneo, anzi questo è stato pescato nei mari della Sardegna. Quindi è proprio nostro a tutti gli effetti. Pensate, una volta si riteneva che il corallo fosse un fossile, una pietra. Esatto, sì, solo in epoche più recenti, ma siamo sempre nel Settecento. Poi siamo venuti più vicini. Hanno detto un vegetale. Esatto. E invece? È animale. È un animale. Sono degli animali. Il corallo è un animale. Sono degli antozoi, dei celenterati, dei piccoli polipetti che creano queste meravigliose piante, queste meravigliose formazioni. Davvero incantevoli. Ma avete modo, amici telespettatori, di vedere quello che è custodito in una specie di museo che avete a Torre del Greco, no? Stiamo facendo, ecco, il motivo per cui siamo qui è proprio questo. Ecco, cioè faranno tra poco una mostra itinerante, una specie di palazzo Pitti del corallo, che è altrettanto elegante. Essere corallari, e voi avete una scuola molto importante, vuol dire creare quello che Cellini faceva con l'oro, perfetto, con il corallo. Vediamo un pezzo straordinario. Siamo ai primi dell'Ottocento. Guardate. Siamo ai primi dell'Ottocento, questa è una broche. È una broche fatta tutta di piccolissimi petali. Ecco, la sua matita dà proprio la sensazione. Guardate, precisa la punta della mia matita, sì, appoggiata sul pezzo. Quindi è un lavoro di una sono scaglie di corallo. Sono delle piccolissime scaglie di corallo. Un sospiro, pensate, un merletto, una trina. E sotto questa broche, sotto la broche abbiamo gli orecchini, questi pendenti. Guardate che dello cosa. Stesso identico colore della broche. E come la broche fatta, fatti tutti di piccolissimi pezzetti di corallo. Presidente, che tipo di corallo è? Corallo di sciacca. Ah, una volta la Sicilia, lo diciamo, era la capitale del corallo. Certo. Poi Trapani ha una tradizione antichissima e di gran lustro. Passiamo a un altro pezzo. Di che corallo, presidente? Questa collana che è sotto la broche e sotto gli orecchini. La collana che è sotto la broche è ancora in corallo di sciacca. Ha una peculiarità, quella di avere dei pezzi di corallo di sciacca bianchi. Ah, è corallo pure quello? È anche quello corallo. Una volta si diceva il corallo rosso è maschio, il bianco è femmina. Sono delle leggende. Leggende. Sono solo delle leggende. Corallo è ancora oggi forse un mistero biologico. È un mistero biologico che noi stiamo provando a dipanare con l'aiuto di scienziati ed altro. Ad esempio, noi non sappiamo ancora quanti anni impiega il corallo per crescere, ecco, alla grandezza di una matita o alla grandezza, che so, di una sigaretta. Come la stalattite o la stalagmite. Perfetto. Quindi è un mistero, dipende, la crescita. Dipende molto da quelle che sono le condizioni ambientali. Il mare deve essere di una certa temperatura. Temperatura, bisogna che ci siano delle correnti particolari in questo mare. Dunque, c'è bisogno chiaramente di plankton e tutto quelle che sono le componenti. Quindi il corallo ha bisogno di respirare. Il corallo ha bisogno che è un animaletto, di mare, ha bisogno di vivere. I mari puliti. Pulitissimi. Ecco, e il Mediterraneo, ecco, questa è una tragedia. Il Mediterraneo sta diventando un'immondezzaio. Rendetevi conto di quali guasti noi stiamo creando con l'epoca moderna. Io vorrei farvi vedere, oltre che i coralli, c'è lì pronto. È questa già è un'antichissima tradizione di Torre del Greco. Sono dei cammei di lava. In lava, attenti, non è lava del Vesuvio, come si potrebbe pensare, bensì sono dei sassi che vengono raccolti sul greto del fiume, di fiumi. Anche qui di fiumi guardate le proporzioni, guardate la sua matita. Alluvionali.
è un alto, un alto rilievo, davvero. Ora, anche questo dei primi dell'Ottocento. Sì. Fatto in lama. Pensate che cose incantevoli si fanno. Ora, se si pensa a tutti i particolari, così come sono stati curati. Lama. Pensate che cose incantevoli si fanno. Ora, se si pensa a tutti i particolari, così come sono stati curati. Si rende conto a quanto è più una sorveglianza particolare, perché sono pezzi di valore incalcolabile. Abbiamo i cittadini dell'ordine della città di Milano che ringraziamo. Pensate, i coralli viaggiano come i grandi personaggi e quindi hanno bisogno di una scorta, eh? Sono protagonisti delicati. Vediamo la linea moderna di Torre queste del Greco. Sono, ecco, queste sono le ultimissime novità, sono è il nuovo design, sono le nuove linee che vengono fuori da quella tradizione anche orafa che noi abbiamo a Torre del Greco. Questi sono dei collier in perle, in corallo cerasuolo, salmone, e in oro con applicazioni di piccoli brillanti, con dei pavedi brillanti su quelle che sono le montature in oro. Si perpetua questa tradizione. La scuola di Torre del Greco. La scuola ha bisogno solamente di un nuovo slancio. Auguriamoci che serva qualcosa. Io credo che i giovani siano affascinati da queste cose. Ma l'idea di poter esercitare un mestiere così, così bello, così ecologico anche. Certamente. Così, così vicino a quello che è il fatto naturale. Guardiamo questo ramo di corallo, ad esempio, questo blocco. Questo è un monoblocco in corallo rosa. Pensate, un unico blocco di corallo. Ed è stato lasciato, e praticamente gli è stato lasciato, lo potete vedere, gli è stata lasciata la veste intorno. Cioè la scultura è stata ricavata dall'interno del blocco, è stata tirata fuori. Sì, sì, proprio incidendo in quel ramo che abbiamo presentato all'inizio della nostra rassegna e lavorando con pazienza artigiana. Presidente, che cosa cercate a Portobello? Una cosa molto bella, devo dire. Noi chiediamo, l'intervento degli enti, dei musei, dei collezionisti, dei privati cittadini, affinché noi si possa creare un archivio storico del corallo, della tradizione del corallo. In Italia, dobbiamo farlo in Italia per ora. Non c'è un Portobello all'estero, per cui chiaramente. Ma guardi che molte nazioni hanno chiesto la nostra trasmissione, lo dico con gioia, allora, perché alle volte noi acquistiamo film, telefilm, trasmissioni da altri paesi. Dico con gioia, mica per me, ma per tutti. Portobello è stato richiesto da parecchie nazioni europee ed extraeuropee. L'aiuto che ci possono dare questi signori, questi enti, questi musei, è quello di contattarci al fine che noi si possa avere disegni, avere fotografie, avere immagini. Un grande registro, un archivio. Perfetto, un archivio a cui poi andare, all'interno del quale andare a cogliere quelli che sono i frutti migliori, in modo che si possano poi portare in giro per il mondo questi frutti. E volete fare appunto quella mostra, quel pitti del corallo, una mostra itinerante. Presidente, tanti cari auguri. Guardate, grazie. Torre stasera ci ha fatto un grande regalo. Vicino alla cabina vorrei... Devo essere perquisito? Questo è il microfono, non è il corallo. Dunque, facciamo un po' largo. Accanto alla cabina c'è un corallaro. Stanno scomparendo un po' i giovani. I giovani d'oggi. Che cosa occorre? Pazienza e tutti questi attrezzi. Buona volontà. E buona volontà. Il suo nome qual è? Parla di Vittorio. Caro signor Vittorio, ci faccia vedere che cosa sta creando, che cosa sta... Certo. Un viso femminile, guardate... Sto levicando, viso femminile. Sì, un viso di donna lo sta tirando fuori dal corallo. E quanto tempo impiega con i suoi attrezzi, con i suoi arnesi, signor Vittorio? Per fare un pezzo così penso ci vogliono i due giorni. Ecco, vuole girarlo lentamente verso la telecamera, così possiamo vedere davvero quest'opera paziente, minuziosa. Guardate quanti bisturi, quanti arnesi, quanti... Chiamano bulini. Bulini, ecco. Bulini ha ragione. Di questo mestiere che è bene che continui. È importante che la scuola ritorni a essere la grande scuola della civiltà del corallo. E mentre il nostro signor Vittorio, vedo che ci sono i fotoreporter che chiedono dei flash, lo credo, continua. Vedremo, lei continui tranquillamente. Sì, sì. Mandiamo il presidente in cabina, ricordando che il numero... Per questo archivio del corallo, avete notizie di coralli, avete dei coralli importanti che volete segnalare a questo grande registro dei capolavori, 02 per chi chiama da fuori di Milano, 850. Vedo il nostro Don Vittorio che sta ancora lavorando alla sua donnina in corallo. Il numero di telefono. E vedo il presidente... 90 90
4-6 2-4-4 Signor Pugliese, io la ringrazio, è stato molto gentile. Io a ringraziare lei. Grazie. Ci faremo una presa di contatto, perché potrebbe darsi, anche sono stato anche a Roma, potrebbe darsi che possiamo combinare per venire anche a Torre del Greco. Sì, lei però telefoni alla segreteria dell'associazione, sì. E lì le fisseranno degli appuntamenti. Presidente, qualche buona notizia? Sì, tante. Sono arrivate segnalazioni di coralli. Perfetto, grazie. È stato molto gentile. Grazie. Bene, allora vedo con piacere che i telespettatori collaborano. Avete trovato qualche segnalazione? Molto interessanti. Da sì, dove? Davvero. Un po' da tutta Italia? Sì, c'è Taranto, c'è Milano, Roma. Bene, allora questo censimento incomincia a fare. Con uno dei Beatles lo vorrei cambiare.